Una testimonianza sincera, sentita, di stima e d'affetto per una donna che è stata punto di riferimento per la cultura a Salerno e non solo. Insegnante, scrittrice, cultrice della storia locale, Dorotea Memoli Apicella, scomparsa lo scorso aprile, è stata ricordata nell'ambito della quarta edizione delle giornate longobarde normanne in una serata dal titolo La scuola, la città, le arti con gli occhi della storia. Fra gli interventi, quello del senatore Alfonso Andria. Come ricordare Dorotea Apicella? Come non ricordare una persona di questo valore, di un tale valore e così multiforme anche sotto il profilo degli interessi culturali, innanzitutto per la sua funzione, è stata per lunghissimi anni docente apprezzatissima e amatissima negli istituti superiori e particolarmente al Liceo Tasso, dove ha lasciato una traccia di sé incancellabile. Sento spesso testimonianze di allieve e di allievi che veramente ne piangono la scomparsa come si può piangere la scomparsa di un congiunto, perché è stato riferimento al di là della funzione docente. Dentro la funzione docente ha saputo incarnare sentimento, armonia e capacità di relazione umana innanzitutto. Poi i mille interessi di Dora dal punto di vista storico, artistico, culturale. Per esempio, era un'appassionata di arte presepiale, ma non perché comprasse i presepi, no, perché li faceva. E c'è un presepe in casa sua che occupa un enorme vano, ed era meta degli amici nel periodo natalizio e non soltanto, che a un certo punto è diventato talmente grande da non essere stato più smontato. E quindi era visitabile tutto l'anno, c'erano gruppi di amici, ecco, per dire quanto sia stata veramente poliedrica nelle sue abilità, ma soprattutto era una donna di cultura, una moglie, una mamma esemplare, poi una nonna naturalmente. E devo dire che veramente questa sera, grazie a Clotilde Baccarisioffi e alla sua associazione, la ricordiamo con molto piacere, a più voci, perché ciascuno di noi tratterà un aspetto differente della sua personalità.